Guido Gozzano è senz'altro uno dei poeti crepuscolari fra i più interessanti, probabilmente il più originale, nel senso che egli parte da un'esperienza poetica che è quella di D'Annunzio. È una cosa buona aver fatto D'Annunzio e poi quasi subito dopo Gozzano, perché Gozzano è uno di quelli che risente maggiormente dell'influsso di D'Annunzio. Solo che poi diventa un dannunziano pentito. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, egli immagina, sogna, come aveva fatto Gabriele D'Annunzio, di realizzare esperienze amorose eccezionali con nobili donne, con ballerine, con attrici, come aveva fatto appunto Gabriele D'Annunzio, poi invece scopre che forse la felicità, ecco quindi l'ambiguità, come vedremo della poesia che andremo a leggere, la felicità può venirti da un incontro con una donna apparentemente insignificante, una donna provinciale, quasi quasi bruttina, quindi non questi amori straordinari, ma gli amori quotidiani, la dimensione banale della poesia. Meglio le serve delle padrone, perché sono in grado di regalare una più sana voluttà, dice Guido Gozzano nella poesia, l'elogio degli amori ancillari, cioè l'elogio degli amori delle serve. Quindi Guido Gozzano descrive nelle sue poesie tutto un panorama di personaggi che sono decisamente più dimessi, più banali, se vogliamo, rispetto a personaggi eccezionali che vengono invece descritti nelle poesie di Gabriele D'Annunzio. Quindi, senz'altro il superamento della prospettiva d'annunziana del superomismo, superominismo. Egli ama la golosa borghesia, dice infatti in una poesia Guido Gozzano. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Scrive questa poesia osservando le donne che mangiano le paste, i pasticcini nella confetteria Baratti, quella di Torino del Baratti che fanno anche le caramelle. Insomma, egli descrive le signore borghesi, le signore di città ed espone questa teoria che siano meglio i borghesi, semplici, puri borghesi, che non i dandy raffinati e gli esteti alla D'Annunzio, all'Andrea Sperelli. Ah, ricordiamoci, Gozzano è torinese. Abbiamo già studiato di come i crepuscolari non siano una scuola, che abbiano fatto fatica anche ad incontrarsi fra di loro, e Gozzano arriva quasi ultimo fra di loro, appunto al di fuori anche di quelli che erano i centri, abbiamo visto della poesia crepuscolare che vanno da Cesena a Roma, a Firenze, come abbiamo visto la volta precedente. Quindi le bruttine di provincia, dice ancora in un'altra poesia, l'amica di Nonna Speranza Guido Gozzano. Le buone cose di pessimo gusto, poi ancora qualcosa di più inquietante, di meno rassicurante, la descrizione in una poesia di una cocotte, quindi praticamente di una prostituta. E infatti lui a 4 anni era stato baciato da questa cocotte, da questa prostituta. Chiede a sua madre chi è la cocotte e la madre gli dice: è una cocotte, che vuol dire mammina? Vuol dire una cattiva signorina. Non bisogna parlare alla vicina. Egli, insomma, descrive la borghesia con tutte le sue paure, fissazioni, convenzioni, la descrive con ironia. E questo, senz'altro, lo accomuna, se vogliamo, a Italo Svevo. Parleremo dell'ironia quando leggeremo della coscienza di Zeno. L'ironia, una cifra particolare della poesia, di Guido Gozzano. L'ironia usata, abbiamo visto, no? L'ironia manzoniana, ma qui è un'ironia diversa, un'ironia che non serve per riflettere, come accadeva in Manzoni, sulle problematiche sociali del Seicento, oppure sulla psiche umana, ma serve appunto per mettere a nudo le contraddizioni della borghesia. Il dannunzianesimo, inoltre, viene accostato ironicamente al linguaggio quotidiano. Come dice Montale in un celebre saggio in cui ha giudicato e riflettuto sulla poesia di Gozzano, egli fa cozzare l'aulico col prosaico, mette insieme, come vedremo, la parola Nietzsche in rima con la parola camice.
egli è un Danunziano pentito, dice: mi vergogno di essere un poeta. Ecco perché è un crepuscolare, no? Crepuscolari infatti rinunciavano al ruolo di poeta. La poesia non può resistere in una società come quella borghese, tutta tesa al fatto economico e al guadagno ed estranea al valore artistico. È una sottopoesia, una poesia che non si ritiene più portatrice di una eccezionalità, poeti che si vergognano di essere poeti, una poesia dimessa, nell'epoca del nazionalismo, a differenza di Pascoli e di D'Annunzio, che abbracciano le teorie trionfalistiche, nazionalistiche, i crepuscolari invece testimoniano di questo disagio nei confronti della realtà. Cioè, di fronte, proprio nel momento in cui prevaleva la retorica, essi affermano che non può più esistere una poesia che declama. Al limite può esistere una poesia che narra, che racconta, ma in modo estremamente semplice e banale. Infatti la poesia di Guido Gozzano è una poesia narrativa, una poesia distesa, lunga, si tratta davvero di quasi di poemi, se vogliamo, per la loro lunghezza. Le poesie di Gozzano sono estremamente lunghe ed estremamente prosastiche, forse però un po' meno prosastiche rispetto a quelle degli altri poeti crepuscolari, poiché nelle poesie di Gozzano rimane sempre comunque la rima, poiché abbiamo detto lui è di scuola d'annunziana, quindi rimane una certa tecnica poetica, però questa volta applicata non ai testi simbolisti eccetera del periodo di D'Annunzio, estetici, il panismo d'Annunziano e via discorrendo, ma applicata a qualcosa di estremamente più banale, dimesso e quotidiano. Andiamo pertanto alla pagina 487 a leggere un brano di Guido Gozzano, La signorina Felicita, ovvero La felicità. La signorina Felicita, una ragazzina borghese di provincia che il nostro Guido Gozzano conosce, viene a conoscere quando va in villeggiatura. Dobbiamo sapere che Guido Gozzano era malato. Come anche Corazzini, egli in età giovanile morì, infatti Guido Gozzano morì nel 16. C'erano allora alcune malattie che non erano state del tutto debellate, quali per esempio la tisi, la tubercolosi. Per queste malattie spesso si moriva. Si andava a cercare inutilmente un rifugio, per esempio in ambienti un po' più salubri rispetto a quelli della città. Dico inutilmente perché comunque questi risultavano palliativi che non portavano alla guarigione completa, ma portavano solo ed esclusivamente magari a qualche periodo di vita in più, un po' per purificarsi, no, dall'aria insalubre della città di Torino. Guido Gozzano passava dei periodi appunto in campagna presso questa villa Amarena. Scrive questa poesia, notate ancora altra ironia, se vogliamo, sta nel titolo, La signorina Felicita, ovvero La felicità, nel fatto che subito dopo c'è scritto 10 luglio Santa Felicita. Allora, anche qua c'è un'ironia, nel senso che si tratta ovviamente di una santa, ma non nel senso religioso del termine, si tratta di una santa nella sua prospettiva, cioè la prospettiva di chi dice sarebbe stato meglio forse a consentire alle profferte d'amore di questa ragazzina borghese, la bruttina di provincia, piuttosto che ritornare in città e cercare amori più elevati e che invece hanno deluso profondamente il poeta. Signorina Felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa, nel mio cuore amico scende il ricordo, e ti rivedo ancora, e Ivrea rivedo, e la cerulea d'ora, e quel dolce paese che non dico. Il paesino di provincia, quindi vicino a Ivrea, che però non viene nominato, il paesino non viene nominato direttamente da Guido Gozzano, il paesino in cui lui ha passato questi periodi di villeggiatura, il paesino di cui non dice il nome, e gli rammenta soprattutto questa ragazzina, quindi la signorina Felicita. Il giardino antico nella tua casa, antico è una parola che ritornerà molte volte in questo
poemetto e sottolinea l'atmosfera di distacco e di nostalgia. Il mio cuore è amico per via della dolcezza del ricordo di questa ragazza. Ivrea ovviamente l'adora Baltea, sono i luoghi descritti da Gozzani. Signorina Felicita, è il tuo giorno, 10 luglio. A quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno. O cucilini e canti e pensi a me, all'avvocato che non fa ritorno. Il soprannome di Guido Gozzano in quella villa Marena era l'avvocato, in quanto Guido Gozzano infatti frequentava gli studi di giurisprudenza, tuttavia era molto più attratto dalla letteratura che non dalla giurisprudenza. E pensa Guido Gozzano, cosa stai facendo tu adesso? Mentre io sto pensando a te, stai tostando il caffè. Queste azioni quotidiane sono quelle che proprio affascinano Guido Gozzano, la quotidianità, la banalità della vita borghese. E l'avvocato è qui che pensa a te, io ti ripenso. Pensa ai bei giorni di un autunno addietro, Villa Marena, sommo dell'ascesa, coi suoi ciliegi e con la sua marchesa dannata, e l'orto del profumo tetro di busso, i cocci in numeri di vetro, sulla cinta vetusta alla difesa. L'avvocato pensa, continua a ripensare, pensa a te, pensa, e la strofa successiva incomincia come era terminata quella precedente, è il procedimento dell'Ana di Plosi. Questo per dare un clima di favola. La Villa Marena, questa casa di Felicita, in realtà il paese sarebbe Aglie nel Canavese. E poi ancora la Marchesa Dannata, che sarebbe l'antica proprietaria della villa, di cui si parlerà più avanti. Dobbiamo notare però, ecco, l'utilizzo di termini che sono di stampo, di sapore d'annunziano. Per esempio il busso, questa pianta ornamentale, è il lessico tipicamente d'annunziano, perché abbiamo detto che Gozzano parte da D'Annunzio, ma poi rielabora la poesia d'annunziana in un modo completamente originale, e quindi invece di essere un semplice epigono d'annunziano, un minore, diventa un poeta significativo, emblema di questa fase di passaggio e forse il più significativo dei poeti crepuscolari. Villa Marena, dolce la tua casa in quella grande pace settembrina, la tua casa che veste una cortina di grano turco fino alla cimasa. Vuol dire quindi che una cortina di grano turco, soggetto, riveste la tua casa fino al tetto. Ancora una volta, questo per testimoniare la banalità, insomma. Infatti, secondo la tradizione dell'alta pianura lombarda e piemontese, si mettevano le pannocchie di grano turco stese ad essiccare sul tetto, per esempio, della casa, come una dama secentista invasa dal tempo che vestì da contadina. Bell'edificio, triste, inabitato, grate, panciute, logore, contorte, silenzio, fuga dalle stanze morte. Odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato, fiabe defunte delle sovrapporte. Ecco, quindi si ricorda Guido Gozzano l'edificio, insomma questa Villa Marena, una villa forse troppo grande perché quasi completamente disabitata, triste e inabitato quindi. Poi ancora, le tipiche inferriate barocche delle finestre, sono le panciute grate, logore contorte delle finestre della Villa Marena. Poi ancora, le fiabe defunte delle sovrapporte, sono le storie mitologiche rappresentate sui pannelli che ornavano le porte e le finestre, descritte nella strofa seguente. Quindi Ercole furibondo, il centauro, sono appunto le fiabe defunte descritte in queste sovrapporte. Ecco, c'è questo gusto proprio delle cose vecchie, delle cose antiche, delle cose quindi non nuove, cose di pessimo gusto, cose che sanno di vecchio, di passato. Tutto questo viene comunque rappresentato nelle poesie crepuscolari, contrapponendolo invece a chi vuole rappresentare un'eccezionalità, quindi implicitamente contrapposto al dannunzianesimo. Ercole furibondo e centauro, la gesta dell'eroe navigatore, Fetonte e il polo, sventurato amore,
D'Arianna, Minosse e Minotauro sono le storie mitologiche rappresentate su queste sovrapporte, Daphne rincorsa, trasmutata in lauro tra le braccia del nume Ghermitore. Insomma, sono le storie di Ercole, del Centauro. Le gesta dell'eroe navigatore sono le gesta di Ulisse, le imprese di Ulisse, Fetonte, il quale guidò il carro del sole, Minotauro, Daphne rincorsa, trasmutata in lauro. Sì, le altre storie sono quelle di Minosse, del Minotauro, Daphne che è rincorsa da Apollo e poi si trasformerà in alloro nel momento in cui viene rincorsa da Apollo, proprio nel momento in cui lui la sta per ghermire, quindi per afferrare, e lei diventa una pianta. Penso l'arredo, che malinconia, penso l'arredo squallido e severo, antico e nuovo, la pirografia sui divani corinzi dell'impero, la cartolina della bella Otero alle specchiere, che malinconia. Che nostalgia ricordare le cose, gli oggetti, per esempio l'arredo di questa villa a Marena, quindi un arredo squallido e severo nello stesso tempo, antico e nuovo, come per esempio la pirografia sui divani corinzi, quindi con uno strumento, il pirografo, appunto, i divani corinzi dell'impero, quindi di uno stile primo 800, impero napoleonico, venivano ornati. Poi ancora la cartolina della Bella Otero, quindi della famosa ballerina, alle specchiere, che malinconia. Antica suppellettile forbita, armadi immensi pieni di lenzuola che tu rammendi paziente. A vita semplicità che l'anima consola, semplicità dove tu vivi sola con tuo padre la tua semplice vita. Questa è la suppellettile forbita, quindi pulita, lucidata, che io ricordo in questa villa, gli armadi pieni di lenzuola che tu rammendi paziente. Notate che paziente è una dieresi. A vita semplicità, la semplicità degli avi, del tempo passato, che consola l'anima, la semplicità dove tu vivi sola con tuo padre, la tua semplice vita. Meglio quindi la semplice vita della signorina Felicita che non la vita convulsa della città. Poi ancora, saltando alcune strofe, è un poemetto, ve l'ho detto, con tantissimi versi, andiamo alla descrizione della signorina Felicita, quindi un momento fondamentale, importantissimo nella poesia, dove dice appunto: sei quasi brutta, priva di lusinga, nelle tue vesti quasi campagnole, ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole, attorti in minutissime trecciuole, ti fanno un tipo di beltà fiamminga. La quasi brutta, la bruttina di provincia, la signorina Felicita, che è priva di lusinga, cioè che non può attrarre come le donne fatali della poesia d'annunziana. Nelle vesti quasi campagnole, dimesse, quasi addirittura di una contadina. Eppure la tua faccia buona, casalinga, i bei capelli di color di sole, capelli biondi quindi, attorti in minutissime trecciuole, quindi nelle trecce, ti fanno un tipo di beltà fiamminga, ti rendono quindi una bellezza, la bellezza rubiconda e lentiginosa di certi quadri fiamminghi e realistici. E rivedo la tua bocca vermiglia così larga nel ridere e nel bere, e il volto quadro senza sopracciglia tutto sparso de feridi leggere, e gli occhi fermi, liridi sincere, azzurre d'un azzurro di stoviglia. Ecco, io rivedo la tua bocca rossa, così larga sia quando ridevi, sia quando bevevi, il volto quadrato. Notiamo tutti questi aspetti nella descrizione che sottolineano non la bellezza, la simmetria della donna, no? Ma la sua, se vogliamo, anche rozzezza, senza sopracciglia, tutto sparso di feridi leggere, quindi era lentiginosa la nostra signorina Felicita. E gli occhi fermi, liridi, sincere, azzurre d'un azzurro di stoviglia, azzurre, quindi sembrerebbe un elemento di nobiltà, ma poi dice azzurro di stoviglia, quindi immediatamente questo elemento viene banalizzato. Il dettaglio casalingo ridimensiona la ricercatezza del termine iridi, quindi iridi, il linguaggio d'annunziano, no? E poi l'azzurro di stoviglia, il linguaggio medio, dimesso, anzi. Ecco, vi dicevo, adesso vediamo concretamente cosa vuol dire, come diceva Montale, far cozzare l'aulico con il prosaico. Tu m'hai amato, nei begli occhi fermi rideva una blandizia femminina,
Tu civettavi con sottili schermi, tu volevi piacermi, signorina, e più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Ecco qua il cuore, il centro della poesia, cioè tu mi hai amato. Ecco quindi il rimpianto. Probabilmente, dice Guido Gozzano, avrei dovuto accettare, accogliere il tuo amore e non ricercare la conquista cittadina, vale a dire le belle, raffinate donne della città, ma accontentarmi di questo amore semplice, sincero, di questa bruttina di provincia. Ecco, quindi nei tuoi begli occhi fermi vedeva una blandizia femminile, una civetteria tutta femminile. Tu civettavi con sottili schermi, veli leggeri, dissimulazioni facili ad essere scoperte. Io avevo capito, insomma, che tu mi amavi, anche se tu ti schermivi un po'. Tu volevi piacermi, signorina, tu volevi piacere. Io sono lusingato più di tutte quante le conquiste cittadine, le ragazze, le donne di città che poi ho conosciuto, sono lusingato proprio dal fatto di averti fatto innamorare, di aver fatto innamorare te. In questi primi 90 versi, non li abbiamo letti neanche tutti, siamo arrivati comunque fino al verso 90, abbiamo già comunque un esempio abbastanza chiaro di quelli che sono gli elementi della poesia crepuscolare in genere e gozzaniana in particolare. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.